L'Italia di cui abbiamo bisogno, recita così uno slogan elettorale a pochi giorni dalle politiche. Ieri però gli elettori hanno scelto Giorgia Meloni. Adesso noi andremo in giro per Nuoro e chiederemo ai cittadini se effettivamente sono contenti di questa scelta. Lei è andata ieri a votare? Sì. Ecco, cosa ne pensa di questa vincita del centrodestra? È contenta? Cosa ha vinto il centrodestra? Ha vinto Giorgia Meloni. Non è molto contenta? No, io non lo so, veramente io me ne intendo poco perché sono abbastanza ignorante. No. Però sentire, infatti, che sono tutti uguali, presa poco. Moriamo di fame, i poveri e chi ha la pensione. Gli altri, loro stanno tutti bene, di sicuro. È tutto, noi né ci riscaldiamo più, né non possiamo fare niente. Quindi né mangiare né riscaldarci, al freddo e al gelo, basta gai di tutto. Grazie signora. Niente. Ha vinto il centrodestra. Penso che sia una conseguenza di un centro-sinistra completamente frammentato che non è capace di dare un'offerta vera, oltre che non rispecchiare molti ideali di sinistra per quanto mi riguarda. Ascolta, però il Nuorese a Nuoro città ha vinto la coalizione di centro-sinistra. Di 0,5. Com'è? Con una percentuale irrisosa perché hanno preso il 30,7 mi pare e il centrodestra il 29 qualcosa, quindi però, sono lì. Sul filo del rasoio ha vinto, quindi insomma vuol dire che l'elettorato sì. Ancora no, qua c'è uno zoccolo duro. Sì, qui, ecco. Ancora sì. Però c'è anche il fatto che la provincia di Nuoro è stata quella che ha avuto più astensioni. Cosa ne pensi tu? E quello è sinonimo di forte sfiducia verso la classe politica. Perché? Secondo te il centrodestra risolverà il problema dei commercianti? Beh, io non credo che loro siano per politiche che favoriscano la piccola impresa, quindi non ho tanta fiducia. Ancora, ci vuole l'acqua. Ma siete contenti? Vediamo se cambia la situazione. No? Ma se cambia la situazione, quindi eravamo un po' stanchi, diciamo. Penso che sì, eravamo, ha detto bene, no? Tutti quanti un po' stanchi. Quindi sì. Ascolti, Nuoro città si è distinta per essere ancora una roccaforte del centro-sinistra, un po' controcorrente. Che cosa ne pensa? Vuol dire che giustamente i nuoresi pensano in quel modo, poi giusto o sbagliato, vediamo come andrà a finire. Cosa pensa però, a prescindere da Giorgia Meloni, il fatto che ci sarà un presidente del Consiglio donna, potrebbe anche essere quello a fare la differenza? Può essere anche quello, però dobbiamo aspettare qualche anno a vedere un attimino come va la situazione.